Sì, stamattina abbiamo convocato l'assemblea provinciale della CGIL alla presenza del nostro segretario generale Maurizio Landini per fare il punto della situazione nel nostro territorio e più in generale nel sud del paese. Siamo dentro un vortice di crisi occupazionale, economica e sociale davvero drammatica. Siamo nelle condizioni per le potenzialità che questo territorio esprime di poter affrontare con forza e anche con determinazione sindacale le sfide che abbiamo davanti. Credo che questa occasione di oggi sia un momento di riflessione che parli all'interno della nostra organizzazione ma anche al territorio per come ci attrezziamo per rispondere alle difficoltà e anche alle prospettive di sviluppo che ci sono e che vogliamo diventino concrete nei prossimi mesi. Ma guarda, è una vicenda che grida vendetta davvero da molti anni. È inammissibile in un governo democratico che lo Stato nelle tutte le sue articolazioni arretri così paurosamente in questo territorio fino al punto di lasciare sospesi non solo 600 lavoratori che da oltre 6 anni vivono nell'incertezza con ritardi assolutamente paurosi nell'erogazione degli stipendi, ma si lascia un territorio privo dei servizi essenziali che fino ad oggi sono stati affidati alla provincia, penso alla viabilità, penso alle scuole, penso all'assistenza per i portatori di handicap. Siamo di fronte a un fatto che davvero è emblematico di quanto si sia arretrati sul piano della giustizia sociale, sul piano della crescita di un territorio. Su questa vicenda i nostri interlocutori non possono che essere il governo regionale e il governo nazionale. Le pressioni che stiamo facendo su questi due soggetti istituzionali sono forti, ma credo che dobbiamo uscirne con slancio e con grande determinazione vertenziale di protesta e anche di proposta. Dati statistici dell'Unione Europea parlano di una percentuale in aumento rispetto allo scorso anno, del 52 al 53%. Che futuro lavorativo hanno i giovani della provincia di Siracusa? Guardi, il nostro è un territorio da cui i giovani, e non solo i giovani, fuggono. Fuggono perché tutto ciò che ci circonda parla di disattenzione, di abbandono, di poche opportunità. Ed è una desertificazione culturale, intellettuale che rischia di diventare strutturale. O invertiamo questa tendenza o rischiamo di non costruire il futuro. I nostri giovani hanno la possibilità e le competenze da spendere in questo territorio, occorre creare le condizioni per riportare le migliori intelligenze in questo territorio. Il gruppo dirigente che dovrà guidare il futuro di questa comunità non può che essere affidato ai giovani. 70 anni fa si emigrava con le valigie di cartone, oggi i nostri giovani emigrano con 2 lauree in tasca, col computer, con le competenze ed è davvero anche dal punto di vista economico assolutamente incomprensibile. Oggi la formazione di un giovane nelle nostre università, che con tutti i limiti che scontiamo sono ancora importanti per competenze, hanno un costo della collettività enorme. Poi noi questo tesoro, questo capitale umano lo lasciamo andare via e fare utilizzare e sfruttare da altri paesi. Credo che sia il tempo che il nostro territorio diventi anche attrattivo, perché il vero problema non è solo quello determinato dal fatto che i giovani vanno via, ma che non vengono qui altri giovani, per cui il nostro è un territorio che si svuota e rischia davvero la desertificazione sociale rispetto alla quale noi proveremo a mettere rimedio.